Eder, Mech, Pallister. Durante la notte, il 118, la polizia locale e i carabinieri sono stati impegnati in diversi interventi per incidenti avvenuti nella città di Milano. Intorno all'1:40, in viale Monteceneri, due veicoli sono andati a scontrarsi, causando ferite a un uomo e una donna. Fortunatamente, le loro condizioni non sono gravi. Nel frattempo, un uomo di 46 anni è caduto dalla bici in piazza Castello. Le cause dell'incidente sono ancora da stabilire. È stato trasportato al policlinico per ricevere cure mediche. Alle 2:34, un nuovo incidente è stato segnalato da Reu. Due auto, con a bordo un 23enne e un 34enne, sono entrate in collisione ancora una volta in viale Monteceneri. Entrambi i conducenti sono stati portati in ospedale al Fate Bene Fratelli. Poco dopo le 3, un veicolo si è ribaltato in via Padova, ma fortunatamente non ci sono stati feriti gravi. Alle 6, un'altra persona si è ferita cadendo dalla bici in via 4 Novembre. Sebbene non sia in pericolo di vita, le sue condizioni sono serie ed è stata portata al policlinico. Infine, alle 6:30, un altro incidente ha coinvolto un 25enne che si è schiantato con l'auto in via dei 500. Dopo essere stato medicato sul posto, non è stato necessario il suo trasporto in ospedale. Una ragazza di 18 anni di Taormina ha perso la vita la notte tra il 29 e il 30 dicembre, in seguito a un tragico incidente stradale avvenuto ad Acireale. Verso le 2 del mattino, lungo la statale 114, due veicoli si sono scontrati frontalmente. La giovane ha perso la vita, mentre altre 5 persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale ad Acireale e Catania. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti le ambulanze del 118, i vigili del fuoco di Acireale e i carabinieri della locale stazione. Una tragedia ha colpito Roma, dove una donna di 95 anni ha perso la vita in un incendio che ha distrutto il suo appartamento, al primo piano del civico 64, di via dei Giornalisti. L'anziana è rimasta intrappolata all'interno della sua abitazione, mentre il fumo si è propagato anche alle scale del palazzo, che è stato immediatamente evacuato, grazie all'intervento dei vigili del fuoco, del personale del 118, dei volontari della protezione civile e della polizia di Stato. Il dramma è avvenuto poco prima delle 18, quando diversi condomini hanno allertato il numero unico per le emergenze. L'incendio si è sviluppato al primo piano, dove la donna viveva da sola. I soccorritori sono arrivati tempestivamente sul posto. Un elicottero dei vigili del fuoco è stato impiegato per un'operazione di recupero. Nella giornata di sabato 30 dicembre, i vigili del fuoco di Verona sono stati impegnati a Giazza, nel comune di Selva di Progno, per recuperare effetti personali e resti umani, presumibilmente appartenenti a un uomo di cui si erano perse le tracce 1 anno e mezzo fa. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di Carmelo Busti, residente a Illasi, e scomparso il 29 giugno 2022 all'età di 68 anni. Grazie all'utilizzo dei droni del nucleo SAPR, sistemi aeromobili a pilotaggio remoto, dei vigili del fuoco, è stata sorvolata un'ampia area, permettendo di individuare altri effetti personali in un canalone poco sopra l'abitato di Giazza. Tuttavia, a causa della difficoltà di accesso al luogo, è stato necessario l'intervento dell'elicottero Drago 154, che ha calato due operatori per effettuare il recupero dei resti. Tragedia in alta montagna nella Val di Fleres, Alto Adige, una donna escursionista, è caduta e ha perso la vita, nella zona di Fleres di Dentro. Sul luogo dell'incidente, sono intervenuti l'elisoccorso Pelican 2 e il soccorso alpino. La vittima dell'incidente, una donna di 59 anni originaria di Selva dei Molini, in Valle Aurina, stava praticando l'escursionismo con le ciaspole, insieme alla sorella, quando improvvisamente ha fatto una caduta di 300 metri. L'incidente è avvenuto durante la discesa dal Monte Alto, a circa 2500 metri di altezza, nella zona di Fleres di Dentro. Purtroppo, i soccorritori hanno potuto solo constatare il decesso della donna. Nel vicino Trentino, una famiglia croata composta da un padre di 40 anni, una madre di 42 anni e una figlia di 13 anni, è stata salvata dal soccorso alpino trentino sulla via ferrata Iosalagoni a Casteldrena. Fortunatamente, la famiglia è stata tratta in salvo incolume dopo essere rimasta bloccata lungo il percorso.
Una morte sospetta ha scosso la città di Capua, dove un giovane di soli 21 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione giovedì scorso. Si tratta di Ratta Biassime, uno studente universitario di origini marocchine. Secondo quanto riferito, il ragazzo si trovava in compagnia della sorella e del padre quando ha improvvisamente riferito di non sentirsi bene e si è chiuso nel bagno. Non vedendolo tornare, il padre ha cercato di aprirgli la porta ma Ratab non rispondeva. Dopo aver forzato l'ingresso, il padre ha trovato il figlio privo di vita. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Il procuratore della città ha deciso di aprire un'indagine sul caso e ha ordinato un'autopsia sul corpo, anche se questa potrà essere effettuata solo dopo le festività. Finora non sono emerse tracce di violenza sul corpo del giovane, ma si sta indagando anche sulla possibilità che Ratab abbia ingerito cibo che potrebbe aver causato uno shock anafilattico. La comunità di Capua è sconvolta da questa tragica perdita e attende con ansia di conoscere la verità sulle cause della morte del promettente studente universitario. Una tragedia ha colpito il Lido di Venezia nelle ultime ore: il piccolo Mattia, solo 8 anni, è improvvisamente deceduto a causa di un malore. La famiglia, devastata dal dolore, ha ricevuto il sostegno di tutta l'isola. L'autopsia sarà fondamentale per comprendere le cause della morte. Gli amici ricordano Mattia Coada come un bambino splendido, sempre sorridente e dotato di un'educazione eccezionale. La sua scomparsa ha funestato profondamente il periodo natalizio e ha lasciato l'intera comunità del Lido di Venezia incredula e addolorata. Mattia, di origini moldave, viveva sull'isola da molti anni insieme alla sua famiglia. Secondo quanto si è appreso, il bambino si è sentito male nella notte tra mercoledì e giovedì e, nonostante i soccorsi, è deceduto all'ospedale civile dei Santi Giovanni e Paolo. L'autopsia dovrà stabilire le ragioni del decesso. Mattia frequentava la terza elementare alla scuola Parmegiani di San Nicolò e praticava sport, come il karate e il calcio, con grande impegno. La sua scomparsa è ancora più dolorosa e inspiegabile poiché non presentava alcun problema di salute. La famiglia, che ha anche altre due figlie molto piccole, è molto conosciuta e rispettata nella comunità veneziana. Il padre di Mattia, Vitalie, è un imprenditore di lettere e soci che hanno rilanciato l'aeroporto Giovanni Nicelli di San Nicolò, che è ora gestito da una compagine azionaria tutta veneziana. Al momento non è stata ancora fissata la data dei funerali, che verranno dopo l'autopsia. Venerdì sera, si è verificato un violento scontro tra due gruppi di nordafricani a Trento, che ha coinvolto circa 30 persone. Bottiglie, vetri rotti e coltellate sono stati gli strumenti utilizzati dai contendenti. Solo l'intervento delle forze dell'ordine, chiamate dai residenti, è riuscito a fermare la violenza. Tuttavia, si sono verificati anche scontri tra i nordafricani e le forze dell'ordine, che hanno portato a 2 feriti e 15 persone fermate. Il sindaco Franco Ianeselli ha condannato fermamente l'episodio e ha annunciato l'urgente necessità di trovare una soluzione per prevenire ulteriori violenze. La polizia è intervenuta dopo una segnalazione al numero di emergenza, ma non ha trovato nessuno in Piazza Duomo, poiché i gruppi erano andati via. Successivamente, è stato intercettato un secondo gruppo, di circa 15 persone, nei pressi di Via delle Cave, che hanno lanciato oggetti contro gli operatori, prima di fuggire. Altri stranieri sono stati segnalati nei dintorni, e alcune persone sono state fermate dai carabinieri. Gli scontri si sono verificati anche nei pressi del locale Dorian Gray, e in altre aree della città, finendo per coinvolgere anche la residenza Fersina. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!